passiamo al secondo match, perché The Prince sta facendo il suo ingresso qui. The Prince contro Hardcore Legend per iniziare questo programma di questo show odierno di Glorious Point, settima puntata, ricordiamolo. Iniziamo così, poi avremo la Battle Royale a 6 uomini e infine il main event, ovviamente altri match anche, ma infine avremo il main event, l'Ender Match tra Dio Burchieri e Darkara. The Prince che è rimasto a 2 punti, mi sembra, se non erro, sì, penultimo, insieme a Hardcore Legend, pensate che ha soltanto 0 punti, cioè è rimasto nullo insieme a Dante, gli unici due, e quindi Hardcore Legend oggi vorrà ottenere almeno quel punto che gli potrebbe ridare fiducia per il proseguire di questo show. 100 punti, il primo che arriva a 100 punti vince l'intera stagione di Glorious Point, questa prima stagione veramente molto intensa, molto difficile da decretare il vincitore. Al momento vedo Dio Burchieri avvantaggiato, però soltanto al momento. Sembra molto felice, d'altronde i punti parlano chiaro, 0 punti in questa settima puntata, assolutamente bisogno di vincere questo ragazzo. Si può iniziare subito The Prince contro Hardcore Legend, questo è un bel match, eh? Un match tra due heel, tra due cattivi della federazione, certamente è un match che può dare certamente lo spunto a uno di questi due per il proseguire di questo show. Come già detto, è importante per entrambi vincere un punto, anche soltanto un punto, vero? Se andrebbero uno a 3, l'altro a 1 punto, però è sempre quel punto che ti può dar fiducia. E Dante, ricordiamo che sarà invece nella Battle Royale. Io qui non me lo spiego questo posizionamento, questo collocamento di Dante nella Battle Royale, vorrei tanto capirlo. Una situazione davvero molto ambigua. Qui The Prince fa il giro del ring e poi probabilmente rientrerà velocemente, cosa che non fa invece Hardcore Legend. Eccolo qui, rientrano i due sul ring. Match che partire un po' lentamente, diciamo la verità. Forse i due preferiscono prima studiarsi e poi colpire. Infatti, guardate qui la tecnica di The Prince, va a colpire The Breaker. E questo sarà un bel match, quello di The Bash 2018, The Prince contro Dio Burchieri per il titolo intercontinentale. La sfida infinita, la sfida definitiva questa tra Dio Burchieri e The Prince. Speriamo che in questo caso avremo un campione certo. Infatti la sfida del campione certo, la sfida, la resa dei conti in questa sfida ci sarà. La battaglia, la guerra finirà soltanto con l'ultima battaglia. In questo caso avremo l'ultima battaglia e quindi la fine, il termine della guerra tra Dio Burchieri e The Prince. Una rivalità che dura da 2 mesi e mezzo e che deve finire. Altra bella rivalità è certamente quella tra Anthony Guerrero e MCW nel roster blu. Ma ora torniamo sul match, perché sono un po' divertiti a parlare di qualche match di The Bash, non più di tanto. Qui The Prince vola fuori dal ring, insomma, Hardcore Legend che colpisce bene, ma attenzione, ho parlato DDT in corsa da parte di The Prince, e quando colpisce fa molto male, la sua tecnica certamente lo favorisce. Attenzione, da dietro forse è il momento opportuno, infatti Running Face Bulldog, vedete un po' voi. Molto molto buona la manovra di The Prince. E poi attacco col Polish Hammer, niente a fare, il martello di The Prince. D'altronde The Prince ha lottato moltissimo nelle altre federazioni, cosa che ha fatto anche Hardcore Legend. Però certamente hanno preso due strade totalmente differenti. L'altro, uno della raffinatezza. Se qui The Prince cosa fa? Backbreaker incredibile, il backbreaker del principe. E qua è finita, lo ha veramente livellato. The Prince ha un vantaggio adesso. Vediamo se lo sfrutta. Attenzione, lo prende, se lo carica, niente da fare invece. Rush Leg Sweep, è riuscito a riversare la sua migliore manovra.
E attenzione perché The Prince ha ottime manovre finali, manovre che ti possono far concludere il match da un momento all'altro. Abbiamo qui a Ship, niente da fare. La frustata irlandese è stata ribaltata nettamente dalla tecnica stavolta di Arthur Legend, che ha dimostrato comunque di saperci fare ancora. Diritti per ancora, attenzione su Arthur Legend, qui sta perdendo un po' le speranze per vincere il match. Attenzione, Aruship stavolta vinta dallo stesso Arthur Legend. Momenti forse fatali. The Prince qua lo prende. Un momento buono per lui, per il principe. Devi vincere adesso il match. Andiamo ancora qui, attenzione. The Prince! Dropkick bellissimo! Grande dropkick qui da parte di The Prince. Ancora un altro dropkick con un saltello particolare. Un dropkick molto particolare, quello di The Prince. Ancora un'altra volta. Attenzione qui Arthur Legend, però DDT, incredibile, The Prince sembra stordito, attenzione, niente schieramento però, ci ripensa. Attenzione, The Prince va a coprire le gambe, è molto bravo qui The Prince, si apre la strada per l'ankle lock, per la presa letale della caviglia. Questa strana manovra poi va a colpire. Braccio disso allora, qui di Arthur Legend, ancora va a colpire. Attenzione qui, niente da fare, il suplex da parte di Arthur Legend, grande tecnica, neckbreaker, spezza collo di The Prince, potrebbe chiudere forse al momento più opportuno per lui. Qui back suplex e poi The Prince vuole chiudere, niente a fare, con il suo backbreaker è stato riversato. Vediamo se riesce adesso Arthur Legend, perde troppo tempo, invece no, braccio teso e grande manovra. Adesso però devi saper chiudere il match, deve arrivare il suo pile driver, niente a fare, c'è il dropkick in corsa da parte di The Prince. Attenzione, e The Prince qui lo solleva, attenzione, è riuscito, vediamo chi la vince. Andiamo qui, la vince nessuno, Arthur Legend si libera molto bene. Attenzione qui, The Prince niente a fare con il suo backbreaker, è stato riversato anche stavolta. Braccio teso allora braccio teso, è forse arrivato il momento di chiudere, dice The Prince. Infatti backbreaker modificato da parte del lottatore del principe. Cosa tenta qui, niente a fare con l'ankle lock, aveva tentato l'ankle lock. Attenzione, The Prince però qua se lo va a prendere, niente a fare Arthur Legend, che grande match, grande match questo Zero Ship, vediamo se riesce Arthur Legend, attenzione, se lo carica, niente a fare, The Prince è molto bravo, molto bravo. Attenzione, allora gli rifà il braccio teso e stavolta l'ha livellato, stavolta è finita. Incredibile, Arthur Legend non c'è più, Paul Shammer, niente a fare. Allora c'è il ribaltamento di fronte, vediamo qui back suplex, sì, grande manovra quella di The Prince, potrebbe chiudere, niente a fare, non vuole chiudere il match qui. Attenzione, ancora The Prince, altro back drop back suplex, vedete voi, qua l'ha schiantato, The Prince deve soltanto chiudere le ostilità. Aruship, vediamo qui se ce la fa. Allora ne approfitta Arthur Legend, attenzione Arthur Legend, cosa fa qui? Lo colpisce direttamente alla gola, brutto colpo qui, rimediato da The Prince. Attenzione, ancora niente da fare. Attenzione qui, The Prince viene buttato però fuori dal ring, che brutta caduta da parte del principe, che deve tornare solamente nel ring, un principe che ha questa faida con Crocs qui nel roster, nel programma di Crosspoint. Attenzione, Frank Steiner, incredibile, deve schienarlo. Troppo pretenzioso qua, deve andare allo schienamento The Prince. Braccio di sogno, attenzione, grande manovra, qua è finita, qua potrebbe schienarlo, l'ennesima volta che The Prince poteva schienarlo.
Mono schiena, braccio destro, allora! Incredibile! E poi qui a colpirla ancora! Hardcore Legend, l'ha stordito probabilmente! E invece niente a fare, Tito il backbreaker, Vite Prince, attenzione Prince, qua probabilmente andrà lo schieramento, perché Hardcore Legend non c'è più. E invece no, ankle lock, presa la caviglia, fu Hardcore Legend, brutto colpo questo rimediato da Hardcore Legend. Qui potrebbe andare allo schieramento perché ha lasciato perdere la mossa. E invece non lo schiena, ancora un'altra volta. Kowalczyk has the arm. Se Hardcore Legend allora se lo carica per un suplex, vediamo se regge la gamba. Regge la gamba, lo buttano avanti. Che brutto colpo, elbow drop allora. Attenzione. Ma bravo The Prince, attenzione, 9 minuti di match ragazzi. The Prince allora lo ribalta, andiamo qui, DDT. Potrebbe chiudere. E arrivano i tre German Suplex, attenzione. Sì. Ottima manovra, tipica manovra di Crocs poi. Questa è la roba da prova a Crocs. Al manuale di Crocs. Vediamo. Altra in collock, attenzione. Stavolta stiamo al centro del ring. Però poi lascia sempre la manovra del Prince. Ma qua è finita. Qua deve schienarlo. Non lo schiena. Hardcore Legend da dietro, vediamo, un match che dura 10 minuti, attenzione. Allora Running Flamaster, attenzione, su Hardcore Legend. The Prince allora, altro backbreaker, siamo come prima però. Allora The Prince ancora fuori dal ring. Sta qui di Prince alle spalle. Niente da fare, attenzione, esce fuori dal ring Hardcore Legend. Sta prendendo forse qualche boccata d'aria. E fa attenzione, qui va a colpire l'arbitro Hardcore Legend. Incredibile. L'arbitro dovrebbe chiamare la squalifica, niente squalifica. Attenzione, intanto leg drop da parte di The Prince. Incredibile, poi cosa fa? Sì, questo è, si chiama Wrestling Rolling da parte di The Prince. Sì. Ma riuscì, attenzione, lo fa correre. Rarto, legge lo anticipa. Si va all'angolo allora. Vediamo qui, lo metterà probabilmente come un pipistrello. Invece no, lo mette lì. Vediamo, attenzione. Hardcore Legend lo prende in anticipo, attenzione. E poi Flag Cross Line. Grande manovra, Hardcore Legend adesso va dal paletto. Sì, ha avuto fiducia in se stesso. E allora un altro che manovra. E fa lo schieramento. Non ce lo voglio credere. 1, 2 e 3. Incredibile Hardcore Legend. Non ci voglio credere, The Prince si fa gabbare, veramente. E Hardcore Legend con una manovra spettacolare dal paletto, spettacolare no, però durissima. Beh, d'altronde lui colpisce sempre duramente quando colpisce. Hardcore Legend con qualche fatica, però qui The Prince veramente, perché non schiena? Doveva schienare il suo avversario da troppo tempo. Hardcore Legend vince, adesso passiamo al secondo match che vedrà Hillbull contro Crocs. Sentiamo come andrà questo match.